Esecuzione fredda e spietata da Fragola, un commando di almeno tre killer ha ucciso alle 20 di ieri sera in via Don Bosco, sotto la sua abitazione, Fabio Coppola, 40 anni, ritenuto dagli inquirenti affiliato ad un clan emergente della zona. L'uomo, che era alla guida della sua Citroen C2, ha avuto appena il tempo di accostare la vettura. I killer erano nascosti dietro una piccola siepe, con una mossa rapida si sono avvicinati all'auto dal lato del guidatore ed hanno sparato almeno una decina di colpi. Lo hanno prima colpito alle spalle, al collo e ad un fianco, poi uno dei sicari ha appoggiato la canna della sua pistola alla testa di Coppola e è esploso il colpo di grazia. Sul posto sono subito giunti sia gli agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vicequestore Alfredo Carosella, che i carabinieri della compagnia di Casoria, diretti dal capitano Pierangelo Iannicca. Immediatamente sono stati disposti posti di blocco e perquisizioni per cercare di individuare mandanti ed esecutori dell'agguato. Fabio Coppola era ritenuto dagli inquirenti un elemento di primo piano della nuova cosca, composta da persone che facevano parte di quella che un tempo era il gruppo di clan e famiglie che formavano il clan Moccia.